ATAC quest'oggi è presente anche qui in stazione Termini con la maggior parte della dirigenza nei punti critici della città per dare attuazione, guardando anche di persona, il piano predisposto col coordinamento del prefetto di Roma, a cui hanno aderito Roma Capitale, Regione Lazio, attraverso le loro aziende, quindi ATAC, Roma Servizi per la Mobilità, Cotral e Astral. Questo coordinamento dal lato ATAC ha comportato l'ascesa in campo di 1000 corse in più, che a regime diventeranno 1500, attraverso 110 mezzi messi a disposizione da operatori privati. Le corse scolastiche sono state raddoppiate, passando da 70 a oltre 140. Questo vuol dire che nel corso di questa settimana valuteremo le criticità del sistema, perché ci vorrà qualche giorno per andare a regime e per verificare se ci sono dei momenti di picco da tenere sotto controllo. Per questo ci sono, lato ATAC, oltre 300 addetti specializzati nella sicurezza che stanno contribuendo insieme alle forze dell'ordine e alla protezione civile che ci ha dato una mano a garantire il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei mezzi che, voglio ricordare a tutti, permangono al 50% della capienza. Quindi siamo tutti in massima sicurezza se cerchiamo di rispettare le regole, non salendo a bordo quando si vede che il mezzo è affollato. Noi garantiamo la possibilità che i mezzi siano a disposizione per intensificare le corse e non far arrivare nessuno in ritardo, soprattutto i ragazzi a scuola.